I santi hanno sempre qualcosa di originale, ogni santo di originale, che fa qualcosa di diverso. Io dicevo, qualcosa di diverso perché esula dal normale, perché è fatto in un modo straordinario, è lì la santità. Sono nata a Viadana, però da piccola ci siamo trasferiti in Brianza e lì ho visto le suore, perché prima non sapevo neanche chi fossero le suore, perché il mio paese non c'era. Ho visto le suore, mi hanno subito, mi sono presa, come dire, una meraviglia, no, seguire queste persone. Però all'oratorio avevamo le suore adoratrici e anche lì ci parlavano già del padre Spinelli, però non conoscevo tanto il carisma, anche perché una volta non si parlava di carisma, si parlava più forse di spiritualità del fondatore. Però le suore le vedevo in chiesa, mi piacevano perché le vedevo in chiesa sempre per primi, arrivavamo noi bambini, loro erano già là nel banco ad aspettarci, però l'adorazione vera e propria, come si usa adesso con l'esposizione, abbiamo vista poco. Ecco. Era più seguire Gesù. Gesù così, né sacramentato né niente. Essere di Gesù per me era così. E questo desiderio di essere tutta del Signore mi è nato lì, ecco. Francesco Spinelli nasce a Milano da genitori bergamaschi, il 14 aprile 1853. I genitori, al servizio dei marchesi Stanga, li seguono nei loro spostamenti tra Milano, Cremona e Vergo in Brianza. All'età di 10 anni, i genitori si stabiliscono definitivamente a Bergamo e il giovane Francesco, proprio in quella città, frequenterà il ginnasio e poi il liceo. Sarà in quegli anni che matura il desiderio di diventare sacerdote. La famiglia, profondamente cristiana, non ostacola la vocazione del giovane Francesco e gli permette di entrare nel seminario di Bergamo come alunno esterno. Francesco Spinelli viene ordinato sacerdote il 17 ottobre 1875. Quello stesso anno si reca a Roma come pellegrino in occasione del giubileo. Raccolto in preghiera, davanti alle reliquie della culla di Betlemme custodite nella Basilica di Santa Maria Maggiore, ha l'intuizione di un istituto religioso dedito all'adorazione di Gesù nell'Eucarestia. Della mia vocazione, l'ho scoperto a 40 anni. Le dirò che dopo 20 anni di convento ho capito che cos'era, perché, come dire, la bellezza della vocazione, ho scoperto la bellezza della mia vocazione a 40 anni, perché a quel tempo era iniziata la formazione permanente con Madre Sofia, la formazione permanente è incominciato a parlare del carisma, ha cominciato a parlare del fondatore e così. Io dico, ma pensa che bellezza! Come dire, apprezzare la mia vocazione a quell'età. L'adorazione e il servizio, anche, cioè l'entusiasmo, la gioia di servire il Signore così, la bellezza di appartenere al Signore così. Ho incontrato le suore anziane che avevano conosciuto di persona il padre, ce n'era ancora qualcuna che ci raccontava del padre. La nostra maestra delle novizie, per esempio, Suor Manuela, è entrata giovanissima, l'aveva conosciuto, il padre. La casa delle suore di Bergamo è aperta fin da subito alle ragazze più bisognose e in difficoltà. 3 anni dopo, le religiose sono una 50ina e un centinaio le ragazze accolte. Nel 1885, a Lenno, Lodi, rivolta ad Adda, Verdello e Alzano Maggiore, sono aperte delle nuove comunità. Padre Francesco spinge l'istituto con generosità, esponendosi a critiche e anche economicamente, anche a costo di andare contro i suoi stessi interessi. È l'inizio del suo calvario.
Nel gennaio del 1889 è costretto a dichiarare il fallimento, con l'umiliazione di un processo ingiusto e la distruzione quasi completa della sua opera già fiorente. Viene allontanato dall'istituto e due mesi dopo è costretto a lasciare la diocesi di Bergamo. Senza una casa, bussa alla comunità di Rivolta d'Adda e chiede alle sue suore di essere ospitato. Tradito, calunniato, abbandonato dai suoi, scriverà nel suo testamento: «Per me il perdonare fu sempre cosa dolce». La capacità di perdono. Per me il padre, questa sua capacità di perdono, quando ho conosciuto che cosa ha sofferto e come l'ha vissuto, sono stata ammirata da dire questo, è santo per l'Eucaristia, ma è santo per la capacità di perdono che avrà accolto, senz'altro ricevuto dall'Eucaristia. Però questa capacità di superare, per me è una cosa che non riesco ancora oggi a spiegarlo, questa capacità, questa forza. Il grande cuore del vescovo di Cremona, Geremia Bonomelli, lo accoglie nel clero diocesano. Da lì può ripartire l'istituto delle suore adoratrici. Da subito c'è una grande richiesta di assistenza, accoglienza, presenza all'interno delle parrocchie, degli ospizi, degli ospedali. Francesco e le sue suore accolgono i disabili, anche quelli più gravi rifiutati dagli altri istituti. A Rivolta nasce la Casa Famiglia per i più bisognosi, che Francesco chiama i miei prediletti. L'adorazione rimanda al servizio, perché Gesù trattiene Gesù chiama gli apostoli per mandarli, per inviarli. Nell'adorazione il Padre dice attingere la forza per il servizio. Si parla molto del sociale, però il Padre fin dall'inizio, secondo i bisogni dei tempi, dunque c'erano le mense anche allora, servizi a domicilio, le suore infermiere che andavano a domicilio, le scuole di lavoro, non c'erano i computer, però insegnavano quello che necessitava allora. No. È sempre stato il Padre sotto questo aspetto, cioè la promozione della persona, non soltanto adorazione, ma nello stesso tempo promuovere e aiutare la persona, per cui è attualissimo anche adesso. Il campo della carità si allarga sempre più e nuove comunità di suore e adoratrici sorgono un po' dovunque, in Lombardia e altrove. Il cuore pulsante di tutte le opere è Gesù Eucaristia. Il carisma dell'istituto si può riassumere in una semplice frase pronunciata da Francesco: adorate con l'amore più ardente del Santissimo Sacramento e adesso attingete la fiamma della carità al servizio dei più poveri. Riconoscere per fede la presenza reale di Dio è il mio niente di fronte a Lui, un Dio che si abbassa, che si mette a mio livello perché io lo possa ricevere, non lo so, dico Signore così come sono. E a volte dicono così. È inutile che dia tante parole, alle volte dico sì, si prega, sì, non sei insieme, però a tante parole tu queste cose le sai già, no? Vedi il sentimento mio, che alle volte è freddo, alle volte non è mica sempre di grande entusiasmo, però così come sono, è Lui che mi accetta così come sono. Consumato dal dolore, dalla malattia e dall'instancabile carità, Padre Francesco Spinelli muore il 6 febbraio 1913 a Rivolta d'Adda. Aveva 59 anni. Rende l'anima a Dio baciando il crocifisso e benedicendo una ad una le sue suore. Con la nostra autorità apostolica concediamo che il venerabile servo di Dio, Francesco Spinelli, d'ora in poi sia chiamato beato, che si può celebrare la sua festa nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto ogni anno il 6 febbraio. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Beatificato da San Giovanni Paolo II il 21 giugno 1992 a Caravaggio,
viene proclamato santo da Papa Francesco il 14 ottobre 2018. Paolo VI, Asgarion Arnolfo Romero Galdames, Francisco Spinelli, Vincenzio Romano, Maria Caterina Casper, Nazarian Ignatian a Santa Teresia a Gesù Marchmessa, et Nuncium Sulpizio, Santos esse decernimus et definimus, ac Santorum catalogo ascribimus, statuentis eos in universa ecclesia, inter santos pia devotioni recoli debere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. La luce della sua vita oggi illumina la Chiesa e si dilata al mondo intero. Papa Francesco dice che la santità è nel quotidiano, santità della porta accanto, no? È nel quotidiano. È soltanto l'adorazione che continua nel servizio. Lo stesso atteggiamento dovremmo, perché le volte non si pensa neanche, si fanno così, no? Meccanicamente. Però anche il servizio dovrebbe essere fatto come adorazione continua, per cui l'adorazione è continua, soltanto quando siamo in ginocchio.